Abbiamo una infermiera. Tanti tamponi sono previsti per il 15 in poi? Tantissimi, la richiesta è aumentata di almeno 50-60% rispetto a quello che abbiamo avuto fino a oggi. Le richieste sono aumentate soprattutto il fine settimana, in questo momento, che dal 15 in poi ci aspettiamo il peggio, tra virgolette, ovviamente. Ce la farete? Ci auguriamo di sì, visto che abbiamo la collaborazione anche dei farmacisti. Ci sono tante prenotazioni? Tantissime, ogni 5 minuti un tampone. Già da adesso? Già da adesso, sì, già da adesso. Francini Ceccarelli, presidente e amministratore delegato di AFM, è un momento importante perché c'è una grande richiesta per i tamponi, anche perché il 15 cambia tutto. Come si sono organizzate le farmacie comunali in questo frangente? Ma noi fino ad oggi abbiamo qui alla farmacia 1 un punto tamponi che è stato recentemente raddoppiato, quindi abbiamo la possibilità di effettuare tamponi sia all'interno della farmacia che nel gazebo. Ci stiamo organizzando in altre due farmacie, partiremo entro questo fine settimana con i tamponi alla farmacia 3 e la prossima settimana anche alla farmacia 6. Quindi dovremmo avere tre farmacie che fanno il servizio tamponi, di cui la farmacia 1, diciamo, potenziato. Quindi Campomarte, Giotto e Mecenate, giusto? Campomarte, Giotto e Mecenate, sì. Siamo abituati a chiamarle a numeri, ma in realtà queste sono. Ci terrei anche a precisare, non è obbligatorio, è una scelta che AFM ha fatto, nel senso che le farmacie non sono obbligate a fare i tamponi, noi l'abbiamo fatto proprio per la vicinanza al territorio e per la mission sociale che ha la nostra azienda per Arezzo, ripeto, con un grande sforzo anche con l'impiego di personale esterno, in particolar modo di infermieri. Lei è appena uscito dalla farmacia, ha fatto il tampone, per quale motivo? Perché ho un concorso domani a Roma e è obbligatorio fare il tampone, insomma. Io attualmente non sono vaccinato, per scelta. Non sono Novax, tendo a dirlo, sono, diciamo, un po' contrariato da questa situazione che mi sembra più che stia andando in termini economici che in termini di salute, insomma. Dopo dal 15 purtroppo, comunque, come sappiamo tutti, saremo obbligati a farlo per poter continuare a lavorare, quindi dobbiamo trovare soluzioni. Sta lavorando in questo momento? Sto lavorando saltuariamente, quindi non il ruolo fisso, posto fisso. Quindi dovrà fare i tamponi ogni volta? Ogni volta sì, per ora sì. E ha già fatto altre prenotazioni? Sì, ho già fatto altre prenotazioni, altri tamponi, quindi sono soldi che pago di mia tasca, quindi è una bella somma che, se fosse gratuita o, diciamo, un prezzo minore, sarebbe migliore per tutti, insomma. Anche perché il tampone penso sia la cosa più sicura in assoluto. Quanto ha speso? 15 euro, alle comunali, alle private costa 22. Il prezzo è un prezzo di fatto imposto da Roma. Noi oggettivamente, che sono 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minori. La domenica, ad esempio, siamo l'unica farmacia in tutto il territorio ad oggi che svolge questo tipo di servizio. È per questo che abbiamo deciso di raddoppiare anche il servizio. Vediamo cammin facendo, sperando, e questo me lo auguro prima di tutto come cittadino, che il problema si risolva, perché sparisce il virus e quindi si risolve questo tipo di procedura, insomma.